Eder. Mech. Pallister. Gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione. Sarebbe questo il vero movente dietro all'omicidio di Laura Ziliani. La corte ha riconosciuto che non era possibile fare distinzioni tra i principali responsabili dell'omicidio, dato che tutti gli imputati hanno avuto ruoli complementari e non c'erano individui che dominavano o erano facilmente manipolabili. In altre parole, tutti sono stati considerati ugualmente responsabili dell'omicidio che hanno commesso. Questa conclusione è stata espressa dalla Corte d'Assise di Brescia nelle sue motivazioni lunghe 98 pagine, relative alla condanna all'ergastolo di Paola e Silvia Zani e Mirto Milani. Questi tre, descritti come un trio criminale, hanno ucciso Laura Ziliani, che era un'ex vigilessa di Temu e madre delle due imputate. La Corte ha osservato che i tre hanno agito insieme, contribuendo ciascuno al piano criminale per gratificare il loro ego e rafforzare il loro legame. Il presidente della Corte d'Assise di Brescia, Roberto Spanò, ha sottolineato che non esistevano motivi economici o di odio verso la vittima da parte dei tre. Invece, si è scoperto che l'unica persona realmente interessata all'eredità di Laura Ziliani era la madre di Mirto Milani. L'atteggiamento invadente di questa donna suggerisce che suo figlio l'avesse informata dell'omicidio fin dall'inizio. Come indicato dai messaggi che l'imputato ha inviato dal carcere per deviare le indagini e dalle precauzioni prese per evitare che le loro conversazioni fossero intercettate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!